Ma io sinceramente vedo il bicchiere mezzo pieno, per il semplice motivo che è una partita difficilissima per noi sotto tutti i punti di vista. Incontravamo una squadra che da un punto di vista psicofisico probabilmente era nel loro miglior momento, a differenza nostra che siamo in un momento di difficoltà, però bene i primi 30 minuti, la squadra si è ricompattata, e ha cercato di mettere in atto tutto quello che proviamo, è stata aggressiva, corta, compatta, ha giocato con discreta qualità. Quello che ho notato è sicuramente una grande differenza di condizione fisica tra le due squadre. E l'abbiamo pagato un po' all'inizio del secondo tempo, poi con i cambi ci siamo ricompattati e alla fine potevamo anche vincere la partita. Quindi vedo il bicchiere mezzo pieno, anche per questo discorso degli scontri diretti, non si sa mai che comunque è a nostro vantaggio. Però, ripeto, io la classifica non la guardo. Adesso ci sono 14 partite per noi. Saranno 14 finali, non è una frase fatta perché noi non ci possiamo permettere più di sbagliare. Dobbiamo ricominciare a correre, e l'ho già detto ai ragazzi, già a Lucca dobbiamo andare con lo spirito di quella squadra che eravamo appena io sono arrivato. Senta mister, alcune scelte importanti, Triarico al posto di Pedrelli, Virdis in tribuna, Perna rilanciato a partita in corso con Pozzebon nella prima punta, come mai queste scelte? No, diciamo sono scelte chiare, sono scelte tecniche, nel senso che io ho una rosa di 24 giocatori, due giocatori per ruolo, in qualche ruolo abbiamo anche tre giocatori, io devo pensare all'Aquila Calcio, i ragazzi sanno tutti che devono farsi trovare pronti, che hanno la mia stima, la mia fiducia, questa settimana magari dà nell'occhio l'assenza nella lista gara di Virdis, che comunque per noi è un giocatore importante, magari la prossima volta potrà capitare un altro, e quindi lo spirito deve essere questo, conta l'Aquila Calcio. Da sabato prossimo al 2 di aprile avremo 9 partite in 34 giorni. Mi ha bruciato un po' la prossima domanda, che era quella, anche l'ultima, sarà un marzo di fuoco con tanti impegni ravvicinati, vi giocate tanto? Sì, ci giochiamo tutto, lo sappiamo, i ragazzi lo sanno. Voglio che tutti quanti siano pronti, siano disponibili con l'approccio giusto per dare tutto quello che hanno per la squadra, e poi alla fine di questo ciclo sicuramente avremo un'idea più precisa di quello che possiamo e dobbiamo fare.